Signori, buongiorno. Oggi sono davvero contentissimo perché finalmente vado a fare un lavoro, la mia Model Y che aspettavo di fare ormai da qualche mese. Tutto questo grazie ad OZ che mi ha contattato qualche mese fa e che mi ha permesso di creare questo video, ma soprattutto anche grazie a Guglielmi Sport Kit qui a Costa Bissara di Vicenza. Troverete tutti i link qui sotto in descrizione sia ad OZ ed ovviamente a Guglielmi. Oggi andremo a fare un lavoro piuttosto importante, andremo a fare alcune modifiche alla mia Tesla e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Ma prima vi faccio anche vedere questa boutique dei cerchi in lega, delle gomme davvero fantastica, qui troverete di tutto. Facciamo un giro dentro e poi andiamo a fare il lavoro alla mia Tesla, ragazzi, non vedo l'ora. All'interno di queste confezioni targate OZ c'è il mio nuovo cerchio in lega da 20 pollici, il modello LMSV27T, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, è un cerchio strepitoso, ve lo faccio vedere da vicino, è nuovissimo ed è un cerchio ovviamente pensato per il mondo elettrico ma soprattutto per Tesla. Inoltre, come vedete qui marchiato, c'è anche il marchio ECE e questo sta a significare che questo cerchio potrà essere utilizzato senza nessun problema in tutta Europa, senza bisogno di nessun tipo di certificazione, perché è un cerchio con le medesime caratteristiche della mia autovettura di Tesla. Oltre a questo, vi ricordo, io ho scelto la versione nera lucida, che è quella che più mi piaceva e che secondo me vestiva meglio la mia autovettura, ma al listino, vi lascio tutti i link, ci sono altri colori del medesimo cerchio per eventualmente, insomma, scegliere in base a quello che è il vostro gusto. Inoltre c'è un altro piccolo dettaglio che verrà eseguito sulla mia auto e poi finalmente potrò vederli installati con le gomme che abbiamo scelto per la mia macchina, anche sotto consiglio qui di Guglielmi Sport Kit. Non vedo l'ora di vedere il lavoro finito, ci vediamo tra qualche giorno. Ragazzi, la mia Tesla secondo me con questi cerchi sarà una bomba, ma adesso andiamo a vederla. Signori, è passato esattamente un mese da quando ho installato i miei cerchi MSV by OZ27T e il risultato è davvero fantastico, almeno a me questo cerchio piace un sacco sulla mia Model Y. Ovviamente ci sono diverse finiture, io ho scelto quello nero lucido ma c'è anche diverse finiture, quindi date un'occhiata al sito. E ciò che ovviamente dovete sapere è che non esiste solo per Tesla Model Y, ma questo cerchio lo trovate tranquillamente anche per Tesla Model 3. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Il risultato finale a mio avviso è davvero fantastico, in primis perché è un cerchio diverso rispetto a tutte le Tesla che magari vedete passare per strada, perché non è un cerchio di serie. Inoltre, grazie proprio a questo intervento eseguito da Guglielmi Sport Kit, ho anche la pinza rossa, cosa che desideravo tantissimo sulla mia Tesla, perché va insomma in qualche modo a garantire quell'aggressività in più all'auto, rendendola un pochettino più sportiveggiante. Beh, il risultato finale lo state vedendo anche voi, ma fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi sembrano questi cerchi.
Potevo scegliere anche un cerchio da 21 per la mia Tesla Model Y, ma alla fine ho scelto insieme a MSV BioZ questo cerchio da 20. Innanzitutto perché questo è un cerchio ECE, quindi con tutte le omologazioni europee del caso, non abbiamo dovuto fare nulla a libretto, se non semplicemente far installare i cerchi da un installatore professionista come proprio Guglielmi Sportkit. Tra l'altro la gomma era già a libretto, non ho dovuto fare nessun tipo di modifica. Nel caso in cui comunque vorreste installare un cerchio ancora più grande rispetto a quello che riporta il libretto, ovviamente dovrete scegliere un cerchio con certificazione NAD, almeno per quanto riguarda, se non vado errato, l'Italia. Al netto di ciò, una delle domande che più mi sono posto quando ho acquistato questa Tesla Model Y è se sceglierla col cerchio da 19 di serie e poi fare il lavoro con il cerchio da 20 o eventualmente acquistare direttamente Tesla con il cerchio da 20, quello di serie. Fortunatamente ho ascoltato poi Deborah, inizialmente perché ero un po' preoccupato del comfort, dei consumi, ho scelto questa Tesla Model Y anche per questo. E quindi per il primo mesetto ho girato con il cerchio originale Tesla. Poi, insomma, ragazzi, la voglia saliva sempre di più. Vedere un cerchio sportivo, vedere le pinze rosse sulle Tesla che passavano, continuava ad accendere dentro la mia testa quella voglia di fare qualche modifica e fare un upgrade a livello estetico. E quindi poi, appunto, quando è cominciata questa collaborazione con MSV BioZ, beh, non potevo non fare questo lavoro. E ho fatto anche bene. E adesso vi spiego tutti i motivi e alla fine cercherò di rispondere in qualche modo anche magari a quelle che possono essere le vostre domande, se o non prendere un cerchio da 20 su una Tesla. La prima domanda che mi sono posto però facendo questa scelta è cosa avessi perso a livello di comfort, consumi, passando ad un cerchio da 20 pollici rispetto a un cerchio da 19. Ma qui va fatta un'analisi a livello proprio di numeri. Il cerchio da 19 pollici originale di Tesla monta una gomma da 2,55, 45, 19, mentre il cerchio da 20 pollici, o meglio la gomma che ho scelto per il mio cerchio da 20 pollici, misura 2,55, 40, 20. Quindi se andiamo ad analizzare la gomma in sé, la scarpa della mia autovettura, non è molto differente rispetto al cerchio da 19. Quindi cosa ho perso alla fine a livello chilometrico passando da un cerchio da 19 a un cerchio da 20 pollici? Non ve lo so dire, ragazzi, giuro, non riesco a rispondervi a questa domanda. Non so dirvi quanto consuma in più la mia autovettura con questo cerchio. Uno, perché da paddone, dal cerchio da 19 al cerchio da 20 pollici, utilizzandola allo stesso modo, non mi risultano consumi differenti, la media dei miei consumi è restata la stessa e quindi sì, la scelta del cerchio da 20, soprattutto a livello estetico, è ovviamente favorevole, ma anche a livello di consumi non ho notato differenze. Comfort e rumorosità dell'auto. Quanto cambia da un cerchio da 19 a un cerchio da 20 pollici? Altra grande domanda che mi sono posto in fase di acquisto della mia Tesla Model Y, a parte i costi, e ne parliamo fra un po'. Allora, devo dirvi che dopo più di 3.000 km, quindi un mese, sono stato in vacanza e quant'altro, l'autovettura, a livello proprio di comfort, a fronte di buche, avvallamenti, rumorosità proprio anche della gomma stessa, è cambiata praticamente di zero rispetto a prima. Siamo stati in montagna, in Valbadia, abbiamo attraversato diversi sentieri, abbiamo insomma usato l'autovettura normalmente, come quando lo utilizzavo prima con il cerchio da 19, e non ho avvertito nessun tipo di differenza. Mentre per quanto riguarda il rumore, altra cosa che mi preoccupava un po', il cerchio da 19 rispetto al cerchio da 20 probabilmente cambia poco. Quello che cambia molto invece è il tipo di gomma. Noi abbiamo scelto una gomma Goodyear sotto consiglio anche di Guglielmi Sportkit, non ho voluto spendere un sproposito per le gomme, quindi abbiamo scelto un giusto compromesso per qualità e soprattutto rumorosità. Questa gomma infatti al suo interno ha una specifica particolare, ovvero una spugna, che rende insomma la gomma un pochettino più silenziosa in fase di arrotolamento. Ma non ve lo dico solo io, che sono entusiasta della scelta del cerchio da 20 e non tornerei più indietro ad un cerchio da 19, ma posso assicurarvelo, è una cosa che ha detto anche Deborah, non abbiamo sentito differenze. La macchina si comporta nello stesso identico modo di prima, ma adesso quando arriviamo ad un parcheggio e vediamo questo cerchio, vediamo questa pinza rossa, beh, a noi fa impazzire, quindi vi dico, cerchio da 20, sì, non prendete paura, non createvi troppi problemi, la differenza è praticamente zero nel comfort, nel rumore e nei consumi. Un altro punto, ragazzi, che dobbiamo trattare nel passaggio da 19 a 20 pollici riguarda la parte economica, i soldi, l'acquisto dei cerchi, no? Delle gomme. E qui vi racconterò una cosa che sicuramente vi lascerà un po' a bocca aperta, in quanto passare da 19 al 20 pollici, quindi fare l'upgrade in Tesla, vi costa 2.200 euro e non sono pochi. Beh, per fare questo di upgrade, quindi acquistare un cerchio da 20, BioZ come ho fatto io, MSV, questo modello,
e un paio di gomme da 20 pollici spendereste più o meno la stessa cifra, circa 2.000-2.300 euro in base al periodo, al modello che sceglierete di gomma o di cerchio. E ragazzi, se ci pensate bene, è quasi la stessa identica cifra per avere però a casa, infatti io ancora attualmente ho in casa, i cerchi da 19 e anche le gomme da 19, e questo mi permette oggi di poter rivendere le mie gomme da 19 e poter utilizzare quei soldi magari per l'acquisto delle gomme da 20 invernali fra qualche mese e avere comunque un cerchio da 19 originale in casa che quando andrò a rivendermi l'auto è un cerchio in più rispetto a quello che ho già montato sulla mia auto. E quindi alla fine ho personalizzato come ho voluto io l'auto, ho potuto farmi la pinza rossa come volevo, ho potuto mettermi un cerchio che mi piace tantissimo con una gomma super figa e ho risparmiato anche, perché potenzialmente uno potrebbe dire mi tengo quei 6, 700, 800 euro del valore delle mie gomme da 19 in tasca e quindi non ho speso 2.200 ma ho speso meno per avere un cerchio da 20. Concludendo ragazzi, io sono estremamente entusiasta del risultato finale sulla mia Tesla Model Y. Questi cerchi mi piacciono tantissimo, alla fine ho anche risparmiato se andiamo a guardare la fase di acquisto rispetto a un cerchio da 20 originale di Tesla, ma soprattutto ho un'auto un po' più personalizzata rispetto a tutte le Tesla che ci sono in giro. Devo ringraziare i ragazzi di MSV by OZ che mi hanno permesso di creare questo contenuto. Voglio ringraziare però anche Guglielmi Sport Kit per aver fatto un lavoro eccelso sia nell'installazione ma anche proprio nella configurazione, nella verniciatura soprattutto delle pinze. Non è un lavoro affatto facile, è una bella responsabilità e devo ringraziarli per questo, perché a me il lavoro è piaciuto davvero tantissimo. E che dire ragazzi, troverete qui sotto in descrizione tutti i vari link ad MSV by OZ per scegliere il vostro cerchio nel caso foste interessati. Vi lascio comunque i link anche a Guglielmi Sport Kit se siete del Vicentino e andate a trovarlo, mi raccomando fate il mio nome, probabilmente vi farà anche uno sconto maggiore, non lo so, poi eventualmente Guglielmi fammelo sapere qui sotto nei commenti. E che dire ragazzi, noi ci vediamo prestissimo sempre qui sul mio canale, mi raccomando se vi piacciono questi contenuti riguardanti il mondo Tesla e le auto fatemelo sapere con un commento e con un bel like, e come dico sempre prima di chiudere i miei video mi raccomando fate i bravi, ciao!